amici di Made in Vino, ciao! Siamo con l'amico Filippo per parlarvi di Luigi Coppo. Perfetto. Una brutta, una bolla davvero entusiasmante, appartiene a Dolce Vita, al nostro abbonamento, e Pinot Nero al 100% un vino piemontese. Passiamo alla degustazione. Perfetto, Filippo. Andiamo a vedere com'è nel bicchiere. C'è un bel colore giallo paglierino, ha delle note anche un po' verdi, insomma, tipiche del Pinot Nero. Bellissimo perlage, insomma, persistente, fine. Si preannuncia una bollicina di gran classe. Si preannuncia bene. Andiamo ad assaggiare. Beh, direi al naso note di frutta matura come melone giallo, la banana, direi anche... Sembra di avere quei cesti di frutta matura che siamo in casa. Cesti di naso matura. Sopra e ha tutte queste particolarità. Insomma. Poi ha anche una bellissima nota di burro, ma burrose, note burrose, burro nobile. Un po' date dai lieviti anche, però sono piacevolissimi. Ho voglia di assaggiarlo. Beh, quello che sentivamo al naso ce lo troviamo anche in bocca, queste note di frutta fantastiche. Come avevamo sentito, insomma, è un vino importante, c'è questa mandorla finale, c'è questa piacevolezza, è molto persistente, sì. In bocca. Senti che ancora le bollicine girano e si fa. È una bellissima freschezza, ti viene voglia proprio di berlo. Sarebbe davvero, in davvero tutto, Davvero tutto, esatto. Come cosa ci mangiamo? Vabbè, sempre i 6-8 gradi, molto sì, fresche. Sì, sì. Beh, qui allora, un piatto che proponiamo noi è per esempio un bel risotto ai frutti di mare. E poi, come direbbe il nostro amico Vale Mazzola, l'esperto Vale Mazzola, tartare fresca di salmone con un po' di crudo, e direi che è un vino stupendo. Fantastico. Amici di Vino, ciao! Sì. Una bolla davvero entusiasmante. Direi che Luigi Coppo è di una certa regione d'Italia, non mi ricordo quale, e ho un piccolo flash. Dove cazzo? Del Paggiano Piemonte. Piemonte. Perfetto, allora ricominciamo.